Ciao ragazzi, buongiorno. Stamattina per cambiare un pochino inizio il vlog mentre sto facendo colazione perché altrimenti sono tutti uguali. Mi sono svegliata da un po' alle 8 e un quarto, sebbene ieri sera siamo tornati a casa relativamente tardi, cos'erano le 2 più o meno. E mi sono svegliata presto perché mi sono già truccata, come vedete ho preparato la colazione e tra poco esco per andare a fare le unghie. Perché dovevo farla a Saint Denis, dove abito io, però non torniamo a casa questo weekend, quindi ho trovato una ragazza che me le fa qua a Padova, da cui sono andata anche l'anno scorso. Mi erano piaciute abbastanza, lei è depressionista, quindi ho detto vabbè, torno lì. E nulla, quindi alle 10 vado a farmi le unghie. Poi devo fare alcune commissioni e a pranzo invece andiamo al sushi con dei nostri amici. Quindi sarà una giornata molto carina, diversa dal solito. E ho detto vabbè, vi porto con me. E appunto a me è un pochino più interessante piuttosto che studio e solite cose. Sto uscendo ora, super puntuale oltretutto. E niente, oggi la giornata è iniziata anche super bene, quindi sono proprio contenta. Vi avevo fatto vedere l'outfit prima, veramente semplice, questo cappottone lungo, la mia borsa solita e sotto i jeans con le scarpe da ginnastica oggi. E oggi per ora c'è pure un sole bellissimo, in teoria chiamano un po' più brutto più tardi, però per ora c'è un bel cielo. Non ho idea in realtà di come mi farò le unghie oggi perché sono un po' in crisi, anche perché le faccio oggi e di nuovo il 22, quindi tra pochissimo. Ragazzi, allora, io sono tornata a casa. Che ore sono? Sono le 12:51. 12:51, ci ho messo una vita a fare le unghie. Niente di che. Le ho fatte così, tipo semitrasparenti, un po' rosate, semplicissime, sia perché devo rifarle, vi dicevo, tra neanche 3 settimane, probabilmente per Natale e Capodanno le farò un pochino più brillantinose, quello che è. E anche perché quando provo posti nuovi le faccio sempre semplici, che se proprio proprio fanno schifo, almeno sono semplici. E non sono male, diciamo che poteva farmi meglio, è stata un po' una tortura. Sono rimasta 2 ore dall'estetista, 2 ore, sono tantissime per fare il refill, solitamente io ce ne metto una a casa, quindi sono tantissime. Che me le ha fatte pure bene, perché mi ha tolto bene tutte le cuticole e tutto, ma aveva una mano, no, pesante di più, mi prendeva la mano, mi limava come se mi stesse tagliando le dita, ti giuro, infatti mi è uscito anche sangue, in certa, da una parte. Quindi questo non mi ha fatto impazzire, già io andare dall'estetista è una cosa che odio, penso di essere io strana, io odio andare dall'estetista, in più se devo rimanere 2 ore a farmi strattonare le mani e le unghie, proprio, vabbè. Mamma mia, che Sì, è disgrazia, una disgrazia. Comunque, boh, niente di che dici? Ti stanno piacciono? Semplicissime. Niente di che, le ho un po' accorciate, super easy. Non grattano tanto. Diciamo che il test delle unghie sono i grattini ad Enrico. Se sono fatte bene vuol dire che grattano bene. E lei aveva sta fissa, io le ho detto, per favore fammele quadrate. Continuava a farmi sto quadrato con gli angoli tutti arrotondati, infatti anche adesso non sono perfettamente quadrate, anzi gli angoli arrotondatissimi, io continuavo a dire farle quadrate, non capiva. A un certo punto volevo prendere la lima e limarmene da sola, comunque non troppo consigliata, ecco, cioè nel senso se è l'ultima spiaggia ci sta, ma nulla di che. E basta, adesso ci riposiamo un pochino. E poi andiamo al sushi. parla per te, che io continuo a studiare. Tu continui a studiare. Poi andiamo al sushi. All'1:45 abbiamo il tavolo al sushi qua sotto casa nostra con dei nostri amici. E basta. Ho preso anche 2 cose che adesso vi faccio vedere. Oltre alla farmacia sono andata da OVS. Ho preso questa maschera che era da un sacco che volevo provare, ma non avevo ancora mai provato, che è di Yes Too. È una maschera al cetriolo, che serve per la pelle sensibile, per calmare, idratare, eccetera, è perfetta per la mia pelle, speriamo funzioni. E ho preso questo scrub qui al caffè e il limone di questa marca qua. Lo proviamo e basta. Allora, mi sono spostata un attimo in bagno per sistemarmi un po' i capelli perché stamattina non ho fatto tempo, ma volevo fare dei boccoli leggerissimi.
Li ho lavati ieri e niente, appunto, volevo un attimo sistemarli. Vi dico, nel caso vi potesse interessare, io di solito per i boccoli ho tre opzioni, ovvero piastra se non ho il ferro apposito e magari sono via, mi porto via solo la piastra, sia per i capelli lisci che per fare i boccoli. È abbastanza veloce e semplice, ma non è il mio effetto preferito, perché secondo me la piastra li fa un po' più piatti e invece i miei capelli hanno bisogno di volume perché sono già abbastanza piatti di loro. E quindi appunto piastra, che è super comoda in realtà, niente. Niente da dire, è un metodo veramente comodo. Altrimenti per anni li ho fatti con il ferro, quello apposito a cono. Quindi non so se avete presente, ma appunto è un semplicissimo ferro, semplicemente a forma conica. E nell'ultimo periodo invece, cioè da un annetto a questa parte, perché me l'ha regalato mia mamma l'anno scorso per Natale. Il ferro, questo qua, di GHD, che si chiama GHD Rise, non so se abbia un altro nome specifico. Ma è super super comodo per fare i boccoli, mi piace un sacco l'effetto perché è veloce, naturale e bello voluminoso. Comunque super semplice, si prendono così, si gira e semplicemente così. E basta, questo è il risultato. Molto veloce, molto semplice, a me piace come vengono appunto, quindi approvato. Comunque sono contenta di andare al sushi perché è un bel po' che non ci vado in realtà. Io devo ammettere di non essere una grande amante del sushi. Cioè tipo non sono una di quelle persone che mangerebbe sushi ogni settimana. Anzi, io il sushi lo mangio una volta ogni mese / due mesi, insomma, quando capita, perché sì, non sono troppo un amante, ma ogni tanto mi piace andare. Quindi sono contenta, anche perché io mangio prevalentemente cinese, a dire il vero. Non amo troppo il sushi, il cinese invece mi piace molto, 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 molto di più. Comunque l'effetto è questo. Poi potete decidere se farli più o meno alti, insomma potete decidere di farli un po' come volete voi. E io in questo momento li voglio fare abbastanza velocemente, quindi li farò così, super semplici. E ci vuole anche veramente poco. Poi a me piace perché nel frattempo, avendo tutte queste setoline, vi pettina pure i capelli. Quindi è veramente buono questa matrice capelli, insomma. Molto, molto buono, mi piace un sacco. Lo trovo molto più valido della piastra classica di GHD. Secondo me questo ha proprio una marcia in più. Comunque oggi pomeriggio appunto poi andiamo a mangiare sushi, finiremo suppongo abbastanza tardi, perché tra una cosa e l'altra sicuramente ci metteremo un po', e poi penso che andremo a fare una passeggiata in centro. Io vorrei andare a vedere delle cosine per Natale, perché non penso faremo, cioè non faremo l'albero qui a casa a Padova, perché tanto noi siamo a Natale, torniamo a casa, quindi sì. Non ci interessa troppo dell'albero, però un minimo di Natale lo volevo mettere, quindi sì, volevo andare a vedere due cosine, magari proprio delle cavolatine anche da Tiger in questi posti qua, insomma. Dopo probabilmente andremo a fare una passeggiata, anche per appunto camminare un pochino dopo il sushi, visto che saremo super pieni. E basta, poi ovviamente cambio sezione, cioè mollo tutti i capelli e vado a fare anche la parte sopra. Poi se li volete ancora più voluminosi, volete più boccoli, volete proprio i capelli super boccolosi, allora divideteli in più sezioni e fate tutto in maniera separata, così che vengano appunto più boccoli piccoli, che creano ancora più volume. Dai, stiamo riuscendo per andare al sushi. Oh! E basta. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, allora, buongiorno, vi devo un attimo spiegare alcune cose perché oggi è domenica 5 dicembre, in questo momento è ora di pranzo, ormai è quasi l'una e io ho interrotto il vlog di ieri e lo sto ricominciando oggi perché ieri c'è stato qualche imprevisto, ovvero, come vi ho fatto vedere siamo andati al sushi house qui di Padova in Riviera Tito Livio, veramente veramente buono, oltretutto ve lo volevo dire perché è super approvato, ve lo consiglio, e hanno look and eat ma si mangia veramente bene. E appunto siamo andati al sushi verso le 2, vi ho fatto qualche clip, vi ho fatto vedere che insomma avevamo preso qualcosa e abbiamo mangiato fino a tardissimo perché tra una cosa e l'altra siamo usciti alle 4 perché il sushi ci vuole sempre tanto, vabbè, insomma siamo usciti tardi, abbiamo fatto una mini passeggiata in centro e poi siamo tornati a casa verso le 5. Non ho più continuato il vlog poi perché io sono stata male, vi ho detto anche nell'ultimo video che è un periodo in cui ho qualche problema di pancia, ecco, e ho fatto super fatica a digerire, non mi sono sentita molto bene, non per il sushi, sono sicura al 100% che non sia stato per quello che ho mangiato, ma è proprio un problema mio dell'ultimo periodo, quindi ieri non sono stata molto bene per tutto il pomeriggio, mi sono addirittura addormentata, poi a letto mi sono svegliata alle 9, insomma è stata una giornata stranissima poi perché veramente non stavo bene. E quindi non ho più continuato il vlog per questo motivo, perché non avevo più niente da farvi vedere, sono stata male, non avevo voglia di fare un vlog in cui vi facevo vedere questo e quindi non vi ho più fatto vedere nulla per questo motivo, mi dispiace. Allo stesso tempo però poi stamattina mi sono svegliata e ho detto mi secca perdere le clip di ieri perché è stata una bella giornata in realtà, appunto vi avevo fatto vedere, sono andata a farmi le unghie, sono andata a mangiare sushi e tutto, e non mi andava di perdere il lavoro che avevo fatto ieri e quindi ho detto vabbè, vlog anche oggi che è domenica, uniamo le due cose e facciamo un vlog del weekend, insomma. Quindi benvenuti in una nuova giornata, oggi vi dicevo è domenica 5, questa mattina ci siamo svegliati molto con calma perché io avevo super bisogno di farmi proprio una bella dormita, infatti abbiamo fatto colazione tardi e adesso io mi sono un attimo sistemata, prima ho fatto un po' di skincare, ho usato anche i prodotti che vi ho fatto vedere che avevo comprato ieri e poi quando capirò meglio come sono ve ne parlerò e adesso ci stiamo preparando, io sono già pronta in realtà per andare a pranzare fuori Enrico, che è tanto che non andiamo a farci un pranzo o una cena solo io e lui e quindi oggi abbiamo detto andiamo fuori, lui è anche quasi pronto, adesso mi sistemo anche io e visto che è un po' che non andiamo fuori abbiamo detto andiamo a farci un giro e andiamo in un posto qua in centro a Padova che né io né lui abbiamo ancora provato, che è una catena che hanno aperto Padova l'anno scorso barra quest'anno l'hanno aperta mi pare 2021 sì, 2021 in teoria mi pare di sì. Hanno aperto questa catena che si chiama Mi Scusi, che c'è in diverse città d'Italia, appunto avendola qua a Padova abbiamo detto andiamo a provarla, quindi stiamo andando a pranzare, abbiamo prenotato per 1:30, io adesso devo finire di vestirmi, mi devo mettere gli stivali grazie che scemo. Dicevo, no, mi devo mettere gli stivali. Outfit of the day by Enrico. Grazie, vabbè. Boh, lui se ne va. Io mi sono messa gli stivali. Ho messo questo maglioncino qua con... Madonna, abbiamo lo specchio sporco, vabbè. Con il gilet, questa gonna barra pantaloncino di... Zara e i miei stivali soliti simil via Roma, che però non sono via Roma, che ho preso qua a Padova e basta, cappotto e possiamo andare. Dai, sembrava una bella giornata stamattina, adesso non c'è più il sole però.
arrivatina mi scusi, probabilmente si vedrà veramente, cioè si sentirà poco perché c'è un sacco di confusione. E ci hanno messo in un tavolo veramente bello con la vista sulla piazza, quindi super top. E basta, adesso vediamo il menù e poi ordiniamo. Comunque ragazzi, siamo tornati a casa dal pranzo e tra una cosa e l'altra sono credo le 4 perché abbiamo fatto una mini passeggiata. Le 4? Che ne sono? È l'orologio. 3:30. Ah, 3:30, vabbè. E abbiamo fatto una mini passeggiata e niente, siamo tornati a casa. Devo studiare, sono le 3:30. Enrico, domani è un esame. Mamma mia, le 3:30, non pensate. E vabbè, insomma, abbiamo pranzato, da mi scusi appunto, che non era una collaborazione, ci tenevo semplicemente a farvelo vedere, visto che a parte di questo vlog ho detto, sì, vi mostro dove andiamo a pranzo. Vi dicevo, era la prima volta che lo provavamo e a me è piaciuto molto, anche ad Enrico, l'Enrico un po' meno. A me invece è piaciuto molto e abbiamo preso due paste diverse che vi ho fatto vedere, una cacio e pepe con i funghi e una carbonara, entrambe buone. Il servizio mi è piaciuto, loro molto gentili, la location di Padova è veramente molto molto bella e ha una posizione bellissima, ci hanno messo a fianco appunto a Piazza della Frutta, quindi veramente veramente bello. E l'unica cosa che non mi è piaciuta è stato il dolce, che non sono di loro produzione, abbiamo chiesto per curiosità e non mi è proprio piaciuto, è stata un po' una delusione, però vabbè, insomma non rovina il pranzo per carità, però mi è dispiaciuto. Come prezzi sono molto onesti, perché bene o male tutti i piatti di pasta sono sui 10 euro, che comunque è pasta fatta da loro con prodotti fatti da loro, insomma la qualità è buona e i prezzi appunto sono onestissimi secondo me e basta, per il resto tutto bene, quindi niente, ve lo volevo dire. Adesso appunto sono le 3:30, io non ho grandi cose da fare, nel senso che studiare, non ho nessuna voglia di studiare oggi pomeriggio, quindi mi metterò probabilmente sul divano a rilassarmi, devo ancora guardare X Factor della settimana scorsa, cioè di questa settimana, l'ultima puntata che hanno fatto, devo ancora guardarlo, quindi sono curiosa di vedere, anche perché giovedì prossimo c'è la finale, e basta, a parte questo ci vediamo dopo. Ok, siamo riusciti post studio di Enrico e niente, sto andando a fare un giro ai mercatini di Natale anche se piove. Volevo troppo venire a vedere i mercatini, quindi ho praticamente obbligato Enrico. E basta. Ragazzi, allora come vi abbiamo fatto vedere siamo andati a fare un giro ai mercatini di Natale, che se vi dovesse interessare quelli che abbiamo visto noi sono quelli in piazza Eremitani e sono abbastanza carini, insomma niente di che, ma per andare a fare una passeggiata ci sta. Siamo tornati a casa presto in realtà perché fa veramente freddissimissimo fuori e si è messo pure a piovere, ma fa freddissimo fuori oggi e si è pure messo a piovere, basta. Ormai è praticamente ora di cena e poi mi metterò direttamente ad editare questo video in maniera da caricarvelo lunedì pomeriggio. Ragazzi, allora io vi do la buonanotte adesso, devo ancora andare a struccarmi in realtà, ma sono le 10, noi abbiamo cenato, io adesso mi sono messa qui con il mio bel computer a editare il video, sono fatta una tisana e basta, quindi io vi ringrazio tanto per averlo visto, mi dispiace per lo spezzone dei giorni separati. Spero comunque che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, vi invito a lasciare un pollice in su se avete apprezzato il video, a seguirmi su Instagram se vi va e ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. A parte questo vi mando veramente un bacio grande, grazie per la visione e ci vediamo presto con un nuovo video.